Buongiorno a tutti. Era tanto che non facevo un vlog. Oggi sto andando a fare una visita medica per lavoro perché periodicamente siamo soggetti a delle visite mediche a cui non possiamo non sottoporci. E niente, dopo tanta fatica ho trovato parcheggio. La giornata è ottima, bellissima. C'è stato un po' di freddo, ma mi sembra adesso di avere delle temperature primaverili. E niente, ci vediamo tra un po'. Ho finito! Mamma mia! Praticamente sono le 5 meno un quarto. Ho impiegato quasi 2 ore. Tra turno, compilazione moduli, sono passate almeno 2 ore. Adesso voglio andare a fare un po' di spesuccia e poi andiamo a casuccia perché stasera abbiamo ospiti. Verde, tè verde, lavanda, un aiuto per ritrovare il peso forma. Proviamolo. Arrivata a casa, questo rumore è il bimbi. Impastatrice. Questo è l'impasto. Ho appena finito di mettere tutto sul tavolo, ora vi faccio vedere quello che ho comprato. Allora, ho comprato questa gattina pure, che era in offerta. Allora, sto scherzando. Allora, ho comprato bambauletto grano duro in offerta 1 euro. Croccantini, questa qui al limone. Mi voglio togliere l'ultimo sfizio della settimana perché la prossima settimana ci sarà una novità che poi vi voglio raccontare. Pane nero di Castelvetrano, questo dovrebbe essere l'originale. Pane nero è una farina tradizionale integrale che viene trattata in provincia di Trapani e il pane è davvero buonissimo. Vabbè, poi comunque ho preso gli ottimini integrali, nascondini per mio figlio, sempre biscotti integrali per me, vabbè, farine varie, questi che per il lavoro sono meravigliosi, gran bauletto rustico, queste fette spesse con cereali e semi vi consiglio di provarli perché non hanno niente a che vedere con le classiche fette del bamboletto e del mulino bianco, perché sono molto più spesse. E man mano che mangiate, sentite questi cereali, questi semini eccezionali. Poi ho comprato, c'era la hostess che faceva la pubblicità di questo latte della Vaglia ad alta digeribilità, e poi che questo è senza lattosio, e poi mi ha consigliato per i bambini questo con pure senza lattosio, con pappa reale e vitamine, che diciamo che è molto più energizzante. E poi, e lei odora, ma che odori? Ma che ti odori? Questo mucino tutto rosa, che bello questo mucino tutto rosa. E poi mi sono scelta un'altra tisana dell'Angelia, questa linea Silhouette. Vediamo se mette a fuoco, non mette a fuoco, comunque caffè verde, tè verde e lavanda. Un aiuto per ritrovare il peso, ma proprio non vuole mettere a fuoco. Un aiuto per ritrovare il peso forma. Devo dire che sarà pure molto buona. Adesso sistemiamo tutta questa spesa, vero? Che sta arrivando il nostro ospite e noi abbiamo già fatto tutte le varie
i vari impasti. Questo a momenti lo inforniamo, che è la focaccia ripiena, e poi una bella taglia di pizza, la facciamo bella rustica. E quindi aggiungo la mia bellissima tisana nella mia dispensa. Ecco qua. Aggiungiamo qui. Venite con me, ascoltate. Ecco. Vuoi resuscitare i tuoi amici? Oppure? Voi origliate dietro le camere dei vostri bambini? Io sì, perché ogni tanto dico, ma che stanno facendo? Vabbè, loro sono due maschi, quindi giustamente il loro gioco preferito è la lotta. Ma ci sono dei pomeriggi che c'è un silenzio, ma un silenzio quasi preoccupante. Però devo dire, prima no, ma adesso giocano più normalmente, perché ho il piccolo è un po' più grande e quindi vanno un po' più d'accordo. Ma fino a qualche anno fa era una tragedia. Ho tornato il mio bel briochone e adesso andiamo a fare la pizza. Questa è la mia focaccia. Meravigliosa, di alta rosticceria. E qua c'è la mia pizza. Metà con i funghi e metà normale, funghi, wurstel e olive. Niente, vi auguro a tutti una buona serata. Io aspetto il mio ospite. Niente, era tanto che non facevo un vlog, avevo voglia di farne uno. Niente, vi mando un grosso bacio. Ciao.